In particolare ricordo che quando veniva regalata l'auto con il telecomando mancavano sempre le pile. Quindi si rimaneva durante la notte, quindi si arrivava fino alle 2, 2 e mezza del mattino, a guardare un regalo tanto desiderato, ma poi impossibilitato ad essere goduto, perché poi per le pile ci saremmo dovuti organizzare il giorno successivo. Uno dei regali più belli è stato un cucciolo di cane, che me lo sono trovata attaccata dietro la porta di casa, cioè sono rientrata e sul pianerottolo c'era questo piccolo cucciolo di Labrador attaccato così alla maniglia che mi guardava. Dice: tu cosa fai qui? Beh, era bellissimo, proprio, avete presente quelli Labrador, quelli champagne, fantastico, ma va bimbo. Ricordo proprio in quel Natale mi arrivarono gli sci, quelli di seconda generazione, perché io sono nato sul Lago Maggiore, ho imparato a sciare a 5 anni, però lì a 7-8 anni arrivarono gli sci, quelli veri. E allora il giorno di Natale li scartai, immaginate il pacco per gli sci e gli scarponi, e li provai sul tappeto. Ecco, per me questo è il Natale, ritornare proprio a quel ricordo di quando ero bambino e quando presi il bravissimo. Io a Napoli mi ricordo che c'erano questi grandi pranzi, lunghissimi, di 3-4 ore con i nonni, anche gli zii, i nipoti, i cugini, i figli, cioè veramente eravamo una grandissima famiglia. Quando ci si ritrova tutti insieme sicuramente nasce quel sentimento chiamato Natale, chiamato famiglia, che come per magia a Natale veramente si stringe intorno a un tavolo e basta mangiare anche tortellini in brodo, qualcosa di semplice, per stare bene insieme. Questa credo che sia la ricetta più bella della felicità.